tutti per terra, ci sono cesine, c'è di tutto. C'è cesine, un branco corrente, un branco di cesine, ok? Tiri mai. Un gruppuscolo di cesene ha curato i richiami posandosi fugacemente per ripartire di nuovo indenne. Ora stazionano sulle cime all'estremità del bosco in lontananza e ci tengono col fiato sospeso. Torneranno o se ne andranno via per sempre? L'interrogativo riattizza l'interesse per un giorno che pareva spentosi nelle prime ore del mattino. E qualunque decisione prenderanno gli uccelli, questa non mancherà di destare ansia e apprensione nell'animo del capannista proteso senza fiato a studiare l'evolversi della situazione. Bravi. Stamane Ezio Guidotti si avvale della collaborazione di un giovane aspirante capannista che, oltre a svolgere compiti di spicciola manovalanza, si presterà con un pelo di soggezione ad affrontare il ruolo di comparsa cinematografica. Prendiamo quei due lì. Pronti? In ogni coppia che si rispetta, anche la caccia da capanno pretende un leader. Il ruolo di comando spetta al cacciatore più esperto, a colui che è in grado di percepire le minime variazioni vocali dei cantori e dedurre il conseguente arrivo degli uccelli. Nel nostro caso, Ezio ha intuito la vicinanza di cesene e con occhio acuto le ha scorte imbroccate al margine del bosco, intente a studiare l'appostamento prima di curare i richiami. Sarà lui a dare l'ordine di appiccare il fuoco alle polveri. Preparati già con la punta. E sotto c'è un altro prezzo.
1. Ragazzi, sono messo male. Quell'ultimo gioco di Cesene chiude il mattino e la nostra stagione venatoria con soddisfazione. Un frettoloso colpo di scopa al capanno prelude al più accurato recupero dei richiami. Il passo pare rivolto agli ultimi sussulti stagionali e la cerimonia del trasloco finale ci offre l'occasione per augurarvi un propizio in bocca al lupo. Ci rivedremo prossimamente su questo stesso schermo. Quante sono in tutte le...